Amici di montediprocita.com, siamo in compagnia di Andrea Borelli, organizzatore del TAM, che è giunto alla sua seconda edizione. Allora Andrea, un TAM che si è rinnovato, ha aggiunto tante caratteristiche in questa seconda edizione. Sì, le novità rispetto alla scorsa edizione sono molte. Già a partire dal numero delle squadre, che lo scorso anno erano 16, quest'anno ne sono 24. Abbiamo diviso tra serie S e serie B per consentire a tutte le squadre comunque di livellarsi con squadre di pari livello. Abbiamo introdotto la coppa per consentire sempre a tutte le squadre di confrontarsi anche con squadre di livello superiore. E infine poi abbiamo introdotto il torneo delle contrade, che diciamo è la vera novità di quest'anno, dove ci scontrano i vari quartieri di conti di gioia. I giocatori saranno selezionati in base all'indirizzo di residenza, diciamo in un ulteriore momento, in evento e nell'evento. Il TAM, dicevamo, che nasce soprattutto come un momento di aggregazione giovanile, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo ribadito, però questi ragazzi ci tengono particolarmente perché ogni sera partecipano e c'è anche un numeroso pubblico a guardare queste gare. Sì, in effetti il TAM è nato sempre come un momento di aggregazione, socializzazione, questa è una cosa che ripeteremo sempre fino all'infinito. I ragazzi comunque ci tengono in campo, l'agonismo è, diciamo, il giusto agonismo che ci deve essere, sempre nel limite ovviamente. Anche per quanto concerne il pubblico dobbiamo dire che è abbastanza numeroso e questo, diciamo, ci sorprende e ci fa molto piacere. Abbiamo una media di 50 spettatori a partita, che comunque su un campo di calcetto amatoriale è un qualcosa di molto importante. Diciamo che il torneo perdurerà fino a luglio, poi ci saranno le fasi finali. Diciamo anche che in questa edizione, Andrea, si è garantito un servizio giornalistico particolare. Infatti io faccio parte di questo torneo come staff giornalistico, che è, diciamo, una delle particolarità per un torneo amatoriale. È una delle poche cose che non capita quasi mai. Ma Andrea Borelli si è voluto garantire questo servizio speciale per gli atleti e per il pubblico. Sì, quest'anno abbiamo voluto creare una squadra, diciamo prima una squadra nostra, nel senso che comunque lo staff del TAM è abbastanza corposo. Quest'anno ci sono addetti i giornalisti, gli arbitri, che comunque sono molto competenti, a dispetto di quanto ne dicono, sono arbitri non si può dire nulla. Per quanto riguarda i montatori video, ci sono due addetti alle riprese, due addetti ai montaggi, giornalisti, comunque responsabili di campo. È un'organizzazione molto, diciamo, corposa. Allora, noi invitiamo tutti a seguire il TAM, che ora è alle battute iniziali di campionato. Vi invitiamo a seguire il sito www.tamonline.it. Vi invitiamo anche a seguirci su montediprocita.com. Volevi ringraziare qualcuno per questo torneo? Sì, io voglio ringraziare tutti gli sponsor, perché comunque è essenziale, è stato il loro diciamo supporto per realizzare questa seconda edizione. Senza il loro aiuto tutto questo che c'è qui non sarebbe potuto realizzare. Ricordiamo che potete seguirci sul campo sportivo Dainaro, venite numerosi, noi siamo qui che vi aspettiamo.